Tu li vedi Ma come entri? non è che fosse il sistema ha fatto il vaccino? Li vedi così i commenti? Perfetto. Non muoviamo più niente. Ma perché io sento la mia voce in diretta del suo? Siamo live. Ali, stacca l'audio! Che belli problemi tecnici, eh? Adesso sentite, vedete bene? Io comunque sto perdendo la vista, non sto vedendo Ti niente. vedo, ti sento. Tutto. Va bene, va bene, va bene, dai. Madonna, quanti siete già? Ancora devo iniziare, siete così tanti? Che bello. Bello. Ciao, ciao a tutti. Ah, che bello, eh? Abbiamo rischiato che saltasse tutto. Ma dopo tutto questo va in onda, cioè diventa il video questo, vedi? Questo è già il video. Cioè, quindi anche dopo, quando lo caricheremo, Resta così. la gente che non ha visto la diretta vedrà questo Boom. video come il video. Perfetto, meraviglioso. Se vuoi Il bello della tolgo diretta. l'inizio. Ma va, bellissimo. Okay. L'inizio probabilmente è più interessante. Adesso inizio, un attimo. Madonna, quanti siete? Bene, bene, dai, mi fa piacere. Allora, l'argomento di oggi. Qual è l'argomento di oggi? No, scherzo. L'argomento di oggi è l'attaccamento. Nell'ultimo video che ho pubblicato, dove vi ho annunciato che terrò un webinar il 17 gennaio dal titolo Vangelo e Magia Bianca, che in giro di una settimana si è riempito. Tra l'altro vi comunico subito che, considerate le richieste, abbiamo deciso di replicarlo la domenica successiva, quindi domenica 24 gennaio faremo un altro webinar, Vangelo e Magia Bianca, perché è molto bello. Personalmente mi entusiasma questo webinar ed è molto urgente, considerato il periodo, un periodo un po' di confusione. E avevo annunciato nell'ultimo video, quello dove ho trattato il Maghi Bianchi, che avrei fatto un altro video prima del webinar, appunto questo. Abbiamo deciso con Elisa di fare una live, quindi non di fare il classico video la cameretta di mia figlia, ma di fare questa live ed eccomi qua. Gli ho dato il titolo L'attaccamento. Poi ovviamente quando si fa le live si possono cambiare anche le tematiche in base anche poi alle domande che voi farete. Io vi chiedo una ventina di minuti per trattare un argomento. Voglio cercare di trattare l'argomento in maniera più rapida e più essenziale possibile, perché è necessario per coloro che si sono iscritti al webinar del 17, coloro che si iscriveranno, che sono già iscritti al webinar del 24, che tra l'altro non sono rimasti altri posti, quindi trovate il link qui sotto, dopo magari vedete un po' voi. È importante per gettare un po' di basi, perché il webinar comunque del 17 e del 24, Vangelo e Magia Bianca, non è un webinar semplice, è un webinar in un certo modo anche un po' complesso, dove c'è da fare un lavoro, dove vedremo cosa c'è da fare realmente per riuscire ad avere una scelta. Noi saremo portati sempre maggiormente in questo periodo, in questo 2021, a fare delle scelte. Lo vedete anche adesso, lo vedete. Senza fare nomi precisi. E quindi questo video lo inizia proprio da questo principio, da questo punto. In tantissimi, tantissime, mi hanno fatto una domanda e nell'ultimo mese è ricorrente e negli ultimi giorni sta aumentando sempre di più, ma tantissimi, tantissimi tra voi mi hanno fatto una domanda simile a quella che vi leggerò e che mi ha fatto questa mattina. E che mi ha fatto questa mattina Michela. Ecco la domanda. Mi fa: Ciao Federico, è mesi che ti seguo e sono innamorata del tuo entusiasmo nel comunicare certi concetti. Sono un'educatrice d'asilo. Sentite bene, questa domanda che interessa a tutti. Sono un'educatrice d'asilo e da diversi mesi vivo con la paura che la punturina diventi obbligatoria, perché non saprei davvero cosa scegliere
tra un mio principio e un lavoro che mi piace tantissimo. Mi può aiutare? Semplice, no? Chiara la domanda? Semplice? No. La domanda però è chiara. Ecco, quindi io prendo spunto da questa domanda che, ripeto, in tantissimi avete fatto domande analoghe a queste. Cosa fare? Come reagire a questa situazione? In tanti anche avete un po' frainteso i miei video passati dove dicevo di non reagire. Alcuni di voi, non tanti, avete inteso di, come dire, di farsi fare tutto ciò che accade e di avere fede in tutto ciò che succede senza agire. Non ho detto quello. Io ho detto di prepararsi, di fare il digiuno necessario a prepararsi nel momento che saremo portati a compiere delle scelte. E questo momento è arrivato, prima del previsto. Le cose stanno andando in maniera molto veloce, in maniera sempre più vorticosa. E quindi è importante che noi riusciamo a edificare la possibilità concreta di fare una scelta. La possibilità concreta di fare una scelta. Non limitarsi a dire, ah beh, questa cosa non è giusta, io ho letto che fa male farsi questa punturina perché compromette la trasmissione dal mondo spirituale al mondo della materia, io questa cosa non la posso permettere, non è giusta, non la farò mai, mi ribellerò al sistema, ok? Ok, ma questa cosa la dobbiamo portare da un concetto mentale e da un proposito buono che abbiamo ora e nel momento effettivo, che probabilmente si verificherà quando c'è da ballare il cia-cia-cia, quando il gioco si farà duro, che cosa accade? Lei ha parlato, ho paura di fare una scelta. E io voglio partire da questo. Io oggi vi voglio parlare di questa paura e vi voglio parlare di questa scelta, perché è molto importante. Per cercare di comprendere bene questa domanda, e per cercare di trovare una risposta soddisfacente, perché ovviamente io non vi posso dire cosa fare o cosa non fare, io voglio andare ad analizzare le parti in causa. Quindi la domanda è, chi fa la scelta? Quale parte di noi farà la scelta? Avremo realmente la possibilità di fare questa scelta? Nel momento che ci diranno, guarda, o ti fai la punturina o sei licenziato. O ti fai la punturina o non puoi andare ai teatri, non puoi fare viaggi, non puoi fare nulla. O fai quello che ti diciamo noi, o fai quello che ti diciamo noi, oppure sei esclusa dalla società. Bella della diretta, ci sono mille rumori, mille voci, mille telefoni che suonano. No, perché mi hanno detto che la qualità del video era bassa, ma non ci risulta. Vedo buio, cosa vuol dire vedo buio? Okay. Ma la fede dove sta? Va bene. Dai. Quale parte di noi? Noi abbiamo una parte che ci riveste, che si chiama personalità, e ciò che noi siamo, che si chiama anima. Riusciremo in quel momento a decidere con l'aspetto di ciò che noi siamo, con l'aspetto anima, riusciremo a far questo? Per far questo bisogna presupporre una cosa, che l'anima, ciò che noi siamo, domina perfettamente i nostri tre corpi inferiori, il nostro corpo fisico, il nostro corpo emozionale, il nostro corpo mentale, quindi la nostra personalità. Ma bisogna conoscerla questa cosa qui, e io oggi vi voglio parlare di questa cosa, perché la paura, sì, ok,
La paura domina gran parte dell'umanità ancora, perché gran parte dell'umanità è ancora figlia dei desideri che ha, è polarizzata nel corpo astrale, nel corpo emozionale, e di questo lo vedremo benissimo nel webinar. Però la paura bisogna anche rispettarla. Prima di andare a vedere come cercare di intervenire e modificare il flusso automatico e l'inerzia del sistema, dobbiamo conoscere il perché esiste questa paura e cosa ci ha portato a fare. E quindi voglio iniziare da questo. Il cerchio dell'evoluzione, l'inizio del tutto. Noi, nel momento che scendiamo nel pianeta Terra per fare le nostre esperienze, ormai queste cose le sapete, noi attiriamo non 50.000 miliardi di particelle di materia fisica, di materia emozionale del pianeta e di materia mentale del pianeta. Queste cellule, queste particelle di materia fisica, emozionale e mentale hanno degli istinti, hanno dei programmi installati. E gli istinti che noi abbiamo a livello di personalità, che ci portano a fare, che ci portano a pensare certe cose, che ci portano a provare certe cose, che ci portano a desiderare certe cose e ci portano a reagire alla vita in un determinato modo, gli istinti principali, oggi ne trattiamo quattro, che sono figli di quattro paure. È importante considerarla questa cosa qui. Adesso la vediamo in dettaglio. Come si sente nel frattempo? Bene. Vediamola bene. Il primo istinto. L'istinto di conservazione. Che non è da confondere con l'istinto di conversazione. Anche l'istinto di conversazione andrebbe... Bisognerebbe lavorarci sopra, però non è questo il caso. L'istinto di conservazione è figlia dell'innata paura della morte. Noi siamo mossi, la nostra personalità è mossa dall'istinto di conservazione. Ed è figlia dell'innata paura della morte. Questo istinto alla conservazione, cosa ci ha portato però a fare in questi milioni di anni fino ad oggi? Ci ha portato a raggiungere il nostro livello di longevità e di resistenza. Ci ha portato a compiere scoperte incredibili nel mondo della scienza, nel mondo della medicina. Nelle nostre relazioni siamo più civili grazie a questo istinto, figlio della paura della morte. E questa cosa è da considerare. Un altro istinto, le vediamo velocemente, ma sono importanti. L'istinto gregario. Chi ha studiato psicologia e psicologi queste cose le conoscono benissimo. L'istinto gregario. Che cos'è l'istinto gregario? L'istinto gregario nasce dalla paura della solitudine e dalla nostra necessità di essere protetti. Perché in questi milioni di anni, anche nei secoli passati, sicuramente il mondo non era così. Era sicuramente più ostile l'ambiente fuori. Quindi noi come esseri umani abbiamo sempre cercato di avvicinarci l'un l'altro, di stare insieme, di fare squadre, di fare branco, per proteggerci l'un l'altro. Uscite da questa visione del mondo che avete ora. Cercate di immaginare un mondo dove non ci sono questi servizi, dove eravamo un po' tutti immersi in una natura più ostile, in cui se rimanevi solo, abbandonato in mezzo alla natura, potevi fare una brutta fine. Quindi l'istinto gregario ad unirci, e questo istinto gregario ha costruito l'attuale civiltà moderna, se ci pensate. Gli attuali centri urbani, le città, le metropoli immense, i palazzoni, i grattacieli. Con questo senso, per questo istinto gregario, figlio della paura della solitudine. Vedete come la paura ha definito ciò che noi siamo e la società in cui viviamo oggi? Che non ci piace, o ci piace, quello è un altro discorso. Però si parla di nuovo mondo. Se si parla di nuovo mondo, vuol dire che c'è qualcosa che sta cambiando, che deve cambiare.
E ci sono tante cose che non ci vanno più bene. Però dobbiamo anche apprezzare tutto quello che abbiamo raggiunto fino ad oggi. Apprezzarlo, ringraziarlo, salutarlo e salire. Ma per fare questo dobbiamo conoscere tutto ciò che accade all'interno di noi. Non sto parlando di extraterrestri, non sto parlando di niente di tutto ciò. Sto parlando di del nostro corpo fisico, emozionale e mentale. Io sto parlando di te, sto parlando di me, sto parlando delle nostre cellule. Sto parlando dei programmi delle nostre cellule. Un altro istinto, l'autoaffermazione. Sì, va bene, scrivo come un cagnolino, però... Istinto dell'autoaffermazione, non è forse il nostro traguardo? La metà del viaggio non è forse l'io sono? Costruirci la nostra individualità per tornare alla casa del padre ed essere uno nell'uno? Perché quando siamo partiti eravamo uno nell'uno, ma in realtà non eravamo capaci di interagire con niente, quindi eravamo nessuno. Quindi questo istinto dell'autoaffermazione non è figlio della nostra paura del non essere riconosciuti? Non cerchiamo forse di essere riconosciuti? Non cerchiamo di essere, di avere un ruolo in questa società? E questo istinto non ci ha portato quindi alle innumerevoli, se non migliaia, identificazioni. Io sono papà, io sono Federico, io sono un relatore, io sono un ragazzo, io sono bello, io sono brutto, io sono simpatico, io sono antipatico. I nostri averi che ci definiscono, io una macchina, io una casa, io un lavoro. Cosa dice Michela? Io sono attaccata al lavoro, mi dispiace mollare quel lavoro se mi obbligano alla scelta. Vedete? Vedete quanto è importante comprendere questa cosa? Seguitemi, eh? Poi dopo vi lascio lo spazio alle domande. Vedete? E poi io penso. Tutti quanti noi pensiamo di sapere cos'è questo nuovo mondo. Pensiamo consciamente o inconsciamente di sapere come arrivarci, se abbiamo fatto degli studi esoterici, degli studi di carattere spirituale, se in queste cose ci crediamo, se abbiamo indagato. Ognuno di noi si è fatto delle idee precise di quello che deve fare, di quello che è, di quello che deve essere. E poi l'istinto alla ricerca. L'istinto alla ricerca. Non è forse figlia della paura dell'ignoto? Vedete come la paura è importante, come è stata importante la paura, quanto la paura vada rispettata. Che ruolo fondamentale abbia avuto la paura nell'evoluzione umana? Riuscite a vedere, la riuscite a sentire addosso questa, la paura? La paura ci domina, ci schiavizza. È il mezzo più potente che ha il sistema per schiavizzarci e per farci fare ciò che loro vogliono. Per farci rimanere nel loro, per farci rimanere nella nostra, nella cella della loro prigione, nel lockdown. Nel lockdown. Nella nostra cella della loro prigione. Vedete? L'istinto alla ricerca, figlio della paura dell'ignoto. Quindi, in questi migliaia di anni, per rendere l'ignoto meno ignoto, le menti, quelle un po' più brillanti, hanno indagato nella metafisica, nella fisica, nella filosofia. E tra le varie scoperte, i grandi filosofi, eccetera, siamo arrivati a realizzare tutto il nostro sistema culturale ed educativo attuale. Ed è una grande conquista. Siamo stati bravissimi. Siamo stati bravissimi. Adesso noi ci siamo arrivati qui. Siamo arrivati qui. E questo è il livello di coscienza dei numeri 4. Vedete il concetto di scelta? Il concetto di scelta, ve l'ho detto anche negli altri video, per gli 1, 2, 3, per coloro che hanno livello di coscienza 1, 2, 3, non esiste la scelta. C'è solo il pensiero unico. Le domande che si pone, la domanda che si è posta a Michela, il numero 1, 2, 3, non se lo pone. Non vede l'ora di farsi il buchino per tornare libero. Vedi? E non si pone il problema tra un principio, vedi che bello? Lei ha un principio nuovo che va contro, però, l'attaccamento al suo lavoro, perché gli piace tanto il suo lavoro e non vorrebbe rinunciare al suo lavoro, non vorrebbe fare questa scelta, però lei ha questa possibilità, perché ha ripristinato la comunicazione verticale,
L'anima all'interno di lei si è svegliata. Il numero 4. Il nato al mondo spirituale. Colui che sente due voci. Colui che ha dei dubbi. Colui che non vorrebbe scegliere ora. Vedete? Dopo rispondo poi alle domande. Ma quanti siete? Mamma mia, che bello. Vedete? Cosa succede però? Vedete, la personalità, il nostro io sono, tutte le nostre conquiste con cui noi abbiamo, con cui noi ci siamo identificati per milioni di anni fino ad oggi, viene messa in discussione appunto da questa voce della coscienza. Perché noi, numeri 4, sappiamo ora, a differenza di prima, di essere esseri divini. E questa presa di coscienza, che è sempre più universale, è la causa dell'attuale irrequietezza e dell'attuale rivolta che abbiamo verso tutte quelle condizioni che ci sono da ostacolo tra noi e l'ascesa spirituale. Tra il nostro essere identificati come anima ed entrare nel nuovo mondo, per essere sparati ed entrare a tutto diritto nel nuovo mondo. E siamo a cavallo di due ere. L'impulso spirituale sta dilagando, lo vedete? Lo vedete? Sta soffiando in maniera potentissima. Ma tutto questo cosa ha portato? Bevo. Ma quanti siete? Siete tantissimi. Che belli che siete. Adesso proprio iniziamo con le domande. Voglio finire questo punto perché è bello. Cosa ha portato tutto questo? Ha portato... Perché sarebbe facile il discorso. Nasciamo al mondo spirituale, l'anima prende possesso dei suoi corpi, cambia la frequenza vibratoria delle sue cellule, cambiamo la frequenza vibratoria, cambiamo le informazioni delle nostre cellule, andiamo oltre, ci distacchiamo da questi istinti, e utilizziamo la nostra personalità per i nostri comodi, come dovrebbe essere. Ed entriamo in tutto diritto nella gioia e nell'entusiasmo del mondo nuovo. Dov'è il problema? Il problema che tutti questi istinti hanno creato all'interno di noi un potentissimo atteggiamento di attaccamento verso la vita. È mia, la vita è mia, so io come fare a prevenire la salute, so io come fare, io, la vita è mia, la controllo io. Chi più chi meno all'interno di sé ha il morbo del Gollum. Il sistema stesso, amici miei, il sistema stesso dal quale dobbiamo uscire è un grande, immenso Gollum. Ma perché fa così presa su di noi? Perché aggancia con il Gollum dentro di noi. Ecco perché il mondo fuori è la conseguenza del nostro stato di coscienza. Adesso ve lo faccio vedere. È mia, la vita è mia. E voi? Lei è mia, è la mia ragazza, i figli sono miei. È tutto normale. Con una logica terrestre, questo è tutto normale. Ma sono tutti attaccamenti. Istinto di conservazione, la vita è mia. Istinto gregario, lei è mio. Loro sono i miei amici. Lei è mia mamma, lui è mio babbo, i miei tesori. E poi l'autoaffermazione. Io sono. Questo è mio, la mia macchina, il mio lavoro. Questo è mio, questo sono io.
che ci porta poi in un grande senso di competizione. Questo l'ho detto io! Questa cosa l'ho fatta io, tu l'hai copiata da me! Noi siamo ancora così! Noi siamo ancora così! E così pretendiamo di entrare nel nuovo mondo? Così pretendiamo di entrare nel nuovo mondo? Così, Michela, tu vuoi fare la scelta? L'istinto di ricerca. So io il metodo giusto, lo conosco io il metodo giusto. Stai zitto, tu che non capisci niente, lo conosco io. Io ho studiato 10 anni, 15 anni, 20 anni, so tutto io. Non ho detto che voi siete così e lo manifestate, ma dentro, da qualche parte c'è, in maniera più o meno vistosa c'è. E la dovete buttare fuori, guardare così e creare quel famoso distacco. Per poi poter discernere. Se non c'è distacco e non c'è discernimento, non ci può essere scelta. O meglio, sì, potremmo essere illusi di fare la scelta. Come me adesso, vi dico, io col cavolo che mi farò la punturina. Neanche se mi obbligheranno, neanche se verrò perseguitato. Hanno perseguitato me. Perseguiteranno anche voi. Lo sappiamo. Quando? Non passerà la mia era, non passerà questa generazione affinché tutto questo sia compiuto. Generazione, età dei pesci, sta finendo. Accadrà ora? Può essere. Siamo pronti? Non lo so. Certo che chi ci guida, sta cercando i collaboratori dappertutto. E dentro di noi soffia questa necessità, soffia questo senso al servizio, anche se non ci sentiamo realmente pronti, in qualche modo vogliamo essere utili, questa cosa lo dimostra. Tutti quanti noi siamo qui per questo motivo qui, a compiere questa grande opera, a dare una mano al cambiamento, a essere il cambiamento, anche sacrificandoci, mettendo a repentaglio anche la nostra vita, perché no? Ma perché non pensate che sia questo? Pensate che non sia questo? Pensate che il sistema si faccia degli scrupoli? Qual è il problema di eliminare tutti gli attaccamenti? Il segreto qual è? Il non attaccamento, vabbè, questo ormai, voglio dire, ormai lo insegno anche a scuola. Anche la maestra di matematica, a mio figlio, l'altra volta gli ha detto, il problema è non attaccamento. Anche il maestro di ginnastica, mentre gli insegnava a fare i passaggi, faceva i giri intorno a campo. Bambini, il problema è non attaccamento. Ormai è passata questa cosa. Buddha ha detto, il problema, voi soffrite perché siete attaccati alle cose. Il problema dell'umanità è l'attaccamento. Disidentificatevi, uscite dall'attaccamento, problemi finiti. Gesù cosa diceva? Se non tornate voi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Oppure? Non accumulate tesori che i ladri possono rubare e che la ruggine può rovinare. No? Non diceva così? Cosa diceva? È più facile che un cammello passi in una cruna di un ago che un ricco che entri nel regno dei cieli. Ricco non col dinero. Ricchezze temporali. Ricco a livello fisico, a livello emotivo e a livello mentale. Pieno, pieno. Arriva un pensiero, è mio. Arrivano i soldi, mio. Un ruolo, è mio. Arriva la ragazza, è mia. Quello è ricchezza temporale, quello. E ultimamente, poi qui siamo vicino a Assisi, Santa Chiara, rinunciate alle ricchezze temporali, perché un uomo vestito non può lottare con uno nudo, perché chi ha donde è essere tenuto, cade prima a terra. Santa Chiara, Gesù, San Francesco, Buddha, dicono tutti la stessa cosa, e tutti quanti gli altri ovviamente. Dov'è il problema? Dov'è il problema? Perché è così difficile? Perché togliere degli attaccamenti
Noi abbiamo un'idea a livello mentale, noi abbiamo un'idea a livello intellettuale del lavoro che c'è da fare, noi abbiamo un'idea a livello intellettuale delle cose che abbiamo da fare. Ma è come pretendere che un potenziale chirurgo ha letto due libri e basta, e lo mettono a operare uno in fin di vita. Potrà operare uno in fin di vita, un chirurgo che non è chirurgo, che ha letto due libri sul corpo umano, sa dove è il cuore, sa dove è il fegato, e gli dicono: boh, adesso sei pronto, vai a operare quel ragazzo che è in fin di vita. Potrà operare? Solo perché si è fatto un'idea. Noi non abbiamo un'idea. Non abbiamo un'idea di cosa significa. Vuol dire togliere dei pezzi. Togliere dei pezzi di noi che ci sono attaccati. Togliere dei pezzi di noi. Togliere tutte le idee che abbiamo a riguardo. Se togliamo tutte le idee di noi che abbiamo a riguardo, non rimane nulla. È un morire lento. E quando ci dicono: o fai la punturina, Michela, o ti licenzio, e hai figli, e vedi che non riesci a pagare le bollette, e vedi che sei espulsa dalla società, e vedi che non puoi muoverti di casa. Il Gollum dentro di te fa così. Dentro di noi il Gollum fa così. Hai paura di morire. Ecco perché è importante un lavoro su di sé. Ecco perché è importante non raccontarsela. Ecco perché è importante, attraverso il distacco, il discernimento, trovare il nostro vero potere. Il potere nostro. Il nostro vero potere. La capacità di scegliere. La capacità di andare oltre i nostri istinti. Ecco perché è importante. Ma non è una teoria, è un super lavoro da fare. La personalità, fino a qua, ci ha portato ad essere ciò che siamo. Noi come anima gli abbiamo dato la vita. Lui in cambio ci ha dato la nostra identità. Ma ora dobbiamo prendere possesso della macchina. Si fa vedendo tutti i nostri involucri, fisico, emozionale e mentale, staccati da noi. Entrare in un livello di ascolto talmente delicato che vediamo arrivare i pensieri da una direzione precisa, tac, e discernimento: tu non sei mio. Dobbiamo identificarci con la luce che c'è all'interno delle forme, dobbiamo identificarci con l'anima all'interno delle cose, dobbiamo vedere la vita che scorre all'interno delle forme. Ma se non riusciamo a fare questa opera di distacco progressivo, questa paura ci mangerà nel momento opportuno. E non ci sarà solo quella scelta lì da fare, ce ne saranno di continuo. Saremo perseguitati. Però cosa dice anche il maestro? Hanno ascoltato me, quindi ascolteranno anche voi. Ma quando riusciranno ad ascoltare anche noi? Quando a parlare siamo noi, non è lei. Quando a parlare siamo noi, non sono i nostri istinti, non sono i nostri istinti figli della paura, perché noi come anima siamo indistruttibili, immortali. Ma non riusciamo a vedere l'immortalità nel momento che il Gollum avrà paura di morire e noi siamo ancora identificati in parte con lui? Guardate, guardate. La ricerca, figlio della paura dell'ignoto, ci ha dato la possibilità di costruire la nostra cultura e la nostra educazione. Quindi non è più paura, ma l'anima. E oltre tutto ciò, sorridevi tutto ciò, l'anima, sorridevi tutto ciò, non esiste, è un gioco! Solo che il personaggio non è uno schermo, ce l'abbiamo addosso!
L'illusione della morte sta per finire. L'illusione che esista, che non esista niente oltre la morte, sta per finire, se non è già finita. Fra un po' si festeggerà il passaggio, come la nascita, forse più della nascita, è scritto, è così. Ma siamo noi quel cambiamento, non possiamo aspettare che lo facciano gli altri. Ah, quindi se lo fanno gli altri lo faccio anch'io. È così. Dobbiamo essere noi quel cambiamento, non gli altri, noi, ora! Solo diventa un passatempo il lavoro su di sé, diventa un'identificazione in più, un attaccamento in più. Cibo in più per il Gollum. Quindi la ricerca diventa entusiasmo per la ricerca occulta, per l'indagine dei misteri dell'esistenza con entusiasmo, ma non con paura, con entusiasmo, indagine. Ci tuffiamo nei misteri dell'esistenza, ci tuffiamo nella selva oscura e cominciamo a cercare, a giocare, a fare. Che meraviglia a questo gioco! L'autoaffermazione, quindi l'identificazione col nostro sé inferiore, con la personalità, diventa identificazione col nostro sé superiore, quindi con l'anima, con ciò che noi siamo e col corpo che abbiamo, che fa ciò che diciamo noi. E l'istinto gregario cosa diventa? In cosa lo trasformiamo? Nell'energia più potente che sta soffiando in questo momento attraverso ognuno di noi. La fratellanza. La fratellanza. Non riusciremo a reggere la fratellanza. L'età dell'acquario porta con sé la fratellanza e fra mille anni saremo e vivremo con un grande senso compatto e vero di fratellanza. Ma noi siamo il cambiamento, ora! Ma chi si vuole perdere questa possibilità? Ma tu ti vuoi perdere questa possibilità? Io non me la voglio perdere questa possibilità. Io voglio dire, c'ero anche io quel periodo lì. C'ero anche io quel periodo lì. Indagine, identificati con l'anima, nella fratellanza, con la profonda consapevolezza che siamo immortali. Distacco, discernimento, potere vitale, possibilità di compiere una scelta. E all'inizio parte tutto da una progressiva flessibilità, distaccandoci lentamente da tutto ciò che pensiamo di essere. E questa cosa creerà del disagio, nella misura che noi siamo identificati con quella cosa con cui ci stiamo distaccando. E se c'è del disagio e se c'è del dolore, stai facendo un ottimo lavoro. Se non c'è del disagio e non c'è del dolore, stai perdendo il tuo tempo. Eh sì. Evolvere nella gioia. Sì, certo. Va bene. Dopo però. Prima staccati di tutto. Staccati di dosso tutto. Staccati di dosso. Staccati di dosso tutto, staccati di dosso tutto a livello emozionale e a livello mentale. Il mago bianco opera sul campo astrale, nella dimensione astrale, in cui noi come personalità siamo totalmente polarizzati. Il mago bianco opera nella dimensione astrale e fa precipitare il nuovo mondo dal mondo astrale, rompendo le acque. Vedremo un nuovo mondo. Se un determinato numero di maghi bianchi riesce a compiere questa opera, vedremo il nuovo mondo. Ma se questo non avviene, Orwell, in confronto, era estremamente positivo in 1984. Perché ciò che stiamo vedendo ora, se non riusciamo a compiere questa trasformazione, è niente in confronto di quello che sarà fra 30-40 anni. Non so chi ha letto 1984 di Orwell, credo in tanti tra voi. Ecco, ero ottimista. È stato ottimista, positivo, è un uomo positivo. Però noi siamo in cambiamento, possiamo fare. Bisogna rompere il sortilegio, uscire dagli istinti di sopravvivenza, perché il più grande inganno, la più grande illusione è questa.
La verità vi farà liberi. E cosa dice? E cosa dice Gesù? Cosa dice Gesù? Cosa dice Gesù? E guardatevi dagli uomini. Perché quando il gioco si farà duro, ovviamente il Vangelo non dice così, lo traduco, e vi consegneranno ai re, ai governatori, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire o di ciò che dovrete fare. Michela, non preoccuparti della scelta che dovrai fare. Non preoccuparti di ciò che dovrai dire, di ciò che dovrai fare. Non preoccuparti di ciò che dovrai dire, di ciò che dovrai fare. Perché in quel momento ti verrà detto, ti verrà dato cosa dire e cosa fare. Perché non sei tu, perché non sei tu, non sei tu. Ma è lo spirito del Padre tuo attraverso di te. Vedete? E guarda che da qualche giorno è uscito un film della Disney meraviglioso, Soul. Non so se l'avete visto, in tanti credo che l'abbiate visto. Non parla di questo? Non parla di vivere l'istante presente? Non parla di vivere fuori dagli attaccamenti? Quando lui ha lavorato la vita per vivere, per diventare qualcuno in quell'orchestra Soul, e la sera che finalmente riesce a suonare con questa grande artista, finita l'esibizione, dice, adesso? E gli dice, adesso ci vediamo domani sera, suoniamo un'altra volta insieme. E lui fa, tutto qua. Tutto qua. Cosa dovrò fare? Cosa ho fatto? Ma io penso che l'istinto di conversazione. Guardatelo solo con i vostri bambini, bellissimo. Si scende le pirette a terra quando hai una scintilla da seguire. Questa scintilla deve diventare una fiamma. Però noi non ci accontentiamo. Noi vogliamo che quella fiamma diventi un incendio. Perché la mia fiamma deve essere più grande della fiamma del mio vicino di casa. Siamo ancora lì. Siamo ancora lì. Bene, lasciamo spazio alle domande. Allora, c'è Umbretta che dice, ma con questa filosofia del non attaccamento non si rischia soprattutto nei rapporti umani di diventare troppo aridi? Sfido chiunque a non attaccarci ad un figlio, ad una persona cara, una via di mezzo? Vedi? Bellissima domanda, grazie. Ascoltate la risposta perché credo che interessi a tutti. È bellissima questa domanda che è arrivata proprio nel momento che ho parlato di Soul. Lui non parla di non desiderare di diventare o di non vivere e di non perseguire la sua passione per il jazz, per il soul. Vivi, ma vivi il presente. Vivi i tuoi figli adesso. Non preoccuparti per loro del domani. Vivi con loro ora. Fai del tuo meglio per loro adesso. E fra un secondo devi darti la possibilità di essere nuova. Perché ciò che tu pensi che devi fare per i tuoi figli è ciò che tu pensi che i tuoi figli pensino di te. È ciò che tu pensi che devi fare per far star bene loro, nella loro presecuzione, della loro vita. È perché non ti fidi dell'esistenza. È perché hai istinto di conservazione. E perché sei figlio ancora di questi istinti, il compromesso è una fase graduale, il distacco, ma i tuoi figli saranno sempre i tuoi figli e gli donerai il vero amore, non che adesso tu non glielo dia, ma ogni istante nuovo, perché ogni istante tu sei nuova, l'amore per i tuoi figli non è on off. Quando io faccio così, non è che sono arrabbiato, io sono entusiasta, eh? No, perché tanti mi scrivete, no, perché ti arrabbi. Un amore nuovo ogni secondo ti arriva. Ma è presente quando respiri? Nuovo ossigeno, e poi butti fuori? Il respiro dopo è nuovo! È nuovo! L'amore che hai in questo momento per i tuoi figli, fra un secondo, sarà nuovo, sarà di più! Ma non sono filosofie! Non sono filosofie, non lo dico io questa roba qui! Non la dico io questa roba qui. È un flusso, è il farsi canale. Non è un on-off. Non è un on-off questo lavoro. Essere identificati con ciò che siamo per essere amore. Non solo donarlo,
essere amore, viverlo in ogni istante nuovo, andare a dormire nudi, svegliarsi nudi e nuovi. Come se vedessi per la prima volta tuo figlio in quel momento lì. Questa non è una vera e propria domanda, ma ce ne sono poche. Mi Maria, auguro di essere stato chiaro. Sì. Non capisco senza denaro come viviamo. Maria Grazia. Bella domanda. Il mondo fuori è una proiezione del nostro stato di coscienza. Dall'America, qualche decennio fa, qualche anno fa, arrivò la soluzione di tutti i problemi economici degli esseri umani. The secret, la legge d'attrazione. Ecco il principio. Tutti quanti che si mettevano lì 21 giorni per 15 minuti al giorno, visualizzare i soldi, visualizzare il conto corrente pieno, visualizzare i gettoni d'oro che ti cadevano nella testa, che se veramente accade fa pure male, visualizzare la Porsche, visualizzare la Ferrari, visualizzare la realizzazione economica, visualizzare il contratto a tempo determinato, visualizzarlo, trasmettere il sentimento dell'abbondanza, fallo per 15 minuti al giorno, e per 21 giorni, e vedrai che la tua vita cambierà. C'è un problemino. Che parte da una necessità, parte da un senso di mancanza. E se è vero quello che ho detto prima, che creiamo il mondo fisico dalla dimensione astrale, perché il mondo fisico piove dalla dimensione astrale, scende, precipita dalla dimensione astrale, la dimensione astrale percepisce solo una vibrazione, che è la mancanza. Hai paura che i soldi non arrivino? Ti senti mancante? Quella arriverà. È inevitabile. Quella non lo cambia nessuno. Mi auguro di averti dato una risposta. So, queste risposte meriterebbero perlomeno un video. Mi auguro di averti dato una risposta soddisfacente. Ivano, i figli sono solo nostri o sono sempre esistiti? I figli. Parlato prima, fratellanza, sei personalità o sei anima? Stai vedendo questa domanda, la posta alla personalità o la posta all'anima? La posta è mio, o la posta all'entità divina, l'entità spirituale che vive all'interno di questo corpo? Siamo all'interno di un bellissimo dramma. Dobbiamo giocare col massimo delle nostre capacità e con tutto il nostro amore. Ma non manca molto a percepire questo profondo senso di fratellanza. Pare 1000 anni. Mi auguro di averti dato una risposta. Io non leggo le vostre risposte. Nadia, la vedo facile a livello personale. Se fossi sola sarebbe tutto diverso, ma con famiglia il problema me lo pongo perché io posso non avere paura per me, ma col bambino che faccio? Grazie della domanda. Stesso cosa mia, anch'io ho 2 figli. E la risposta è una, detto ciò. Ed è un punto che, grazie della domanda, perché è un punto che non ho evidenziato, che è giusto che io evidenzi. Perché sennò sembra un invito a un'azione precisa, e questo assolutamente non lo è. È un invito al lavoro su di sé, questo non è un invito. Ed è un invito a conquistarsi la vera libertà. Però è vero, ed è sacrosanto, che ognuno di noi ha il proprio livello di coscienza e non può fare il passo più lungo della gamba. Quando Gesù gli chiede, il giovane ricco, maestro, vorrei seguirti, cosa posso fare? Beh, rispetta tutte le leggi, i comandamenti. Quello già lo faccio, dimmi cosa posso fare di più. Bene, sei ricco, vai a casa, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi torna.
lui ci rimase molto male, perché aveva veramente molti soldi. Non era pronto. In realtà lui era pronto, però la paura l'ha sopraffatto, se no Gesù non gliel'avrebbe chiesto. Ma questa è un'altra storia. Morale della favola. Se facciamo il passo più lungo della gamba, rischiamo di fare più danni che altro. Se non siamo pronti a fare un qualcosa, è meglio non farlo. Ci aspetta un po', non c'è problema. Ognuno ha il proprio livello di coscienza e non è una gara. Ognuno deve fare il meglio che ha, ognuno deve dare tutto se stesso. Qualsiasi sia la scelta. Come la povera vedova, aveva solo due denari e ha dato quelli. E poi c'erano i ricchi che donavano molto di più di lei, però Gesù disse: voi avete donato il superfluo, lei ha donato tutto. Per lei ci sarà un posto nel regno dei cieli. Non so se mi comprendi, mi auguro di averti dato una risposta. Ci sono altre domande anche. Allora, Alf, Federico, qualche accenno introduttivo alla via del mago bianco? Grazie. Il 17, te l'ho dato comunque, distacco, discernimento, sono, perché sapete, svilupperemo, sviscereremo 15, sono già diventate 16 regole per l'aspirante alla magia bianca, per l'aspirante al mago bianco, associato a 15-16 passi del Vangelo, quindi faremo un lavoro meraviglioso, una bella donna, non vedo l'ora che sia il 17. I primi due punti, la regola numero 1 e la regola numero 2, la regola numero 1 parla del distacco, la regola numero 2 parla del discernimento. Queste due cose, quotidianamente, perseverando, ci consegnano il nostro potere vitale. E poi parleremo che cos'è questo potere vitale, però ne parleremo a webinar di questa cosa, dai. Nessuno. È difficile riuscire... Nessuno, ti giuro, nessuno. È difficile riuscire ad essere distaccati e non farsi prendere dalla voglia di ribellarsi in questo periodo. Come si può vincere la battaglia senza interagire col nemico? No, stavo leggendo smetti di mangiare animali. Che vuol dire? Perché si risponde. Qualcuno ti chiede... Ah, pensavo, smetti di mangiare... Ok, bellissimo. Scusa, non ho capito la domanda, scusatemi. Mi sono perso, allora, ho visto questo commento dove venire, smetti di mangiare... È difficile riuscire ad essere distaccati e non farsi prendere dalla voglia di ribellarsi in questo periodo. Come si può vincere la battaglia senza interagire col nemico? Beh, innanzitutto bisogna individuare il nemico. Bellissima domanda anche questa. Elisa, stai scegliendo le domande perfette. Sei proprio un angelo. Sei proprio un angelo solare. Bisogna individuare il nemico, perché spesso e volentieri, ancora, vediamo il nemico come un'altra persona, come coloro che la pensano in maniera diversa, o come coloro che sono i ruoli di potere. Ma loro non sono i nemici. Non sono schiavi del sistema, come noi. Il nemico, se così lo vogliamo chiamare, è il sistema. Matrix, il sistema di condizionamento. Satana, colui che ha il potere indiscusso sui tre piani di materia, fisica, emozionale e mentale, entro il numero 4. Ricordate, no? Luca 4.6. A te ti posso dare tutte queste cose se ti prostri a me, perché a me sono stati affidati e io li do a chi voglio. Vedete? Tutti questi impulsi ci hanno portato ad essere ciò che siamo, ma ciò che siamo arrivati al limite, siamo arrivati alla terra di mezzo. Il sistema che governa questo mondo ci ha concesso di arrivare a questo grado di consapevolezza, a questo grado di identificazione, perché comunque si è nutrito attraverso questa nostra evoluzione. Ma se noi proseguiamo, usciamo dal sistema. E per loro vuol dire che manca nutrimento. E non vuole morire di fame il sistema. Ma il sistema agisce attraverso le persone. E altre cose. Quando Gesù dice ai suoi apostoli, guardate che vi devo fare arrestare, vi devono imprigionare, condannare, flagellare, uccidere, però dopo 3 giorni risusciterò. Pietro cosa gli risponde? No,
No, se sai tutte queste cose, non andiamo, non andiamo. Non andiamo lì, andiamo altrove. Così almeno non soffrirai e starai con noi e proseguirai la tua opera. Cosa gli risponde Gesù a Pietro? È un discorso logico quello che fa Pietro. Ti voglio bene, maestro, c'è ancora bisogno di te, stai ancora con noi. Non patire le pene dell'inferno, stai ancora con noi. È un discorso logico, per una logica terrestre, no? Anche le domande che mi avete fatto voi prima sono simili a queste, no? Che Dio te ne scampi, rimani con noi. Ma Gesù gli dice a Pietro, va dentro Satana. Non si rivolge a Pietro, si rivolge alle forze che hanno portato Pietro a dire quella cosa. Perché quella cosa, quell'opera era necessaria per cambiare il mondo. Mi auguro di avere risposta a questa domanda. Sì. Rox, Fede, a livello soggettivo ognuno si crea la sua realtà, ma ad un livello oggettivo che tipo di scenario intravedi? Allora, bellissima domanda. Oh, ma che domande che fate? Bellissime, davvero, grazie. Elisa, tu scegli le domande in maniera impeccabile, sei veramente molto in gamba a scegliere le Abbiamo trovato un nuovo tra i migliaia di talenti di Elisa. Scegli la domanda, va bene, scherzo. Non lo so, non lo so. C'è chi è estremamente negativo. C'è chi è estremamente positivo. Io vivo giorno per giorno e cerco di dare il meglio. Non, in questo momento pensavo fossimo messi meglio. Però secondo me ancora la partita si può giocare. L'arbitro non ha fischiato la fine. No, mi viene in mente Rocky, guardavo da bambino Rocky. Un altro round, vi ricordate? Rocky 5, perché sono lì, voi siete tutti spiritualisti, esoteristi, perché Rocky non lo guardate. Quando Rocky 5, quando al suo allievo gli dice che l'aveva battuto ormai, un altro round, non ho sentito la campanella, eh? Che bello, una bella donna, fai meraviglia, no? È bello o no? Un altro round, ecco, un altro round. Mi auguro di aver risposto. Ok, un attimo, dunque, Ma quanti siete? Madonna, quanti tanti. siete? Che bello! Ti devo un attimo scegliere, vedi. Bello! Federico dice Alfa, quanto conta il livello energetico interno per contrastare il sistema e come possiamo aumentarlo? Tra parentesi, digiuni, tecniche di respirazione, grazie. La domanda. Se riesci, partecipa al webinar, parleremo di quello. È fondamentale, è tutto lì. Aumentando la frequenza vibratoria esci dal sistema, semplice. Ne ho parlato in diversi video, soprattutto in quello della trappola, se non erro. Il sistema agisce sotto frequenza di una certa, sotto onde di una certa frequenza. Se tu esci da quelle frequenze, il sistema non ha più forza su di te. Ma per poter uscire da quelle frequenze bisogna fermare i proiettili con la mano e sgridare le onde. Calmare le onde e sgridare i venti. Quindi dominare il proprio corpo mentale, il proprio corpo emozionale. E di conseguenza possiamo aprire il nostro cuore ed è una conseguenza dell'ascolto. Ma perché se no sembra aprire il nostro cuore, sembra tipo un'operazione chirurgica, tipo aprire il nostro cuore, tipo una cosa tipo tarantiniana, se vogliamo. In realtà è una conseguenza di una capacità di ascolto. Nel momento che l'anima domina la personalità e si fa canale, la personalità si fa canale. Il mago bianco. Ma che belle queste domande! Vedete come calza tutto? Eh? Siete in tantissimi, ci sono tantissime domande. Elisa prende la domandina e calza tutto, proprio a cucito. Eh? Sta venendo fuori un abito. Eh? Sta venendo fuori una. Siamo partiti in maniera pressoché. E adesso sta venendo fuori un abito da sposa bellissimo. Ma vabbè. Miria, ma il mondo nuovo arriverà, è già arrivato, anche se c'è ancora una minoranza? I regni dei cieli non cercatelo altrove, perché è qui in mezzo a voi. Dobbiamo solo riuscire a vederlo. Per riuscire a vederlo, tocca riuscire a rompere il sortilegio. Per rompere il sortilegio dobbiamo raggiungere il numero di massa critica, che aumenta la sua frequenza vibratoria.
Ma vedete come le domande si incasellano l'un l'altra? Ma voi pensate davvero che sia io? E siete voi? Sono io, è Federico che parla, l'ho detto io questa cosa, sono io a fare i webinar, sono io a fare i seminari. Ma quando mai? Siete voi a fare le domande, no? È ciò che passa attraverso di voi. Vedi come siamo collegati perfettamente, eh? Come siamo, come danziamo in un unico corpo, eh? È l'esistenza che si pone domande e risponde da sola, eh? Ma è bello o no? La magia è questa. Perché se non credi nella magia, la magia non si può verificare, eh? Si era una volta. È questa la magia, delle piccole cose, però bisogna apprezzare le piccole cose per poi fare le grandi opere magiche. Vedete che bello? Ecco, è questo, è lì l'entusiasmo, lì l'emozione, lì l'innamoramento, ma vedete? Perché se l'innamoramento lo cerchiamo altrove, siamo sempre lì, siamo sempre figli di questi istinti, cerchiamo il mondo nuovo da qualche altra parte, invece è già qui, cerchiamo la felicità altrove, invece è già qui. Guardatelo Soul, qualcuno ha visto Soul? Qualcuno mi può rispondere qualcosa? Qualcuno mi può rispondere in merito a Soul se l'avete visto? Aspettiamo. Ancora non ho scritto. Ci vuole un po'. Posso dire almeno 10 secondi. Sì, ecco. Oh, concretamente corpo. È meraviglioso. Danzare anche senza muoversi, sì, Visto. bellissimo, Soul lo amo, non l'ho visto. Non l'ho Ma ancora visto, poi. io l'ho visto, è fantastico, sì, è come l'ho visto, oh, dai, quello è quello, è meraviglioso, è proprio adesso esce, guardate che caso, i nostri fratelli che ci guidano, ci stanno dando una grande mano. E vogliono che questo cambiamento passi con la minor sofferenza possibile. Però sono lì che spingono tutti i giorni. Se noi non saremmo qui. Non è farina del mio sacco questa roba qui. Non è farina del vostro sacco questa cosa qui. Non è farina del sacco di colui che ha creato Soul. Dobbiamo farsi canali, dobbiamo entrare in questa prospettiva e diventare nuovi, nudi, ogni istante, ogni giorno. Uscire dalle logiche terrestri. Datemi la possibilità di essere anima, datemi la possibilità di essere immortali. Cosa dice Gesù? Male che vada, morirete. Certo che uno dice, cavolo, come male che vada, morirete. Ma se poi è finito, no! Neanche un capello del vostro capo andrà perduto. È stata proprio bella, è proprio bella questa live, sono proprio contento, guarda. Allora, Erika, andiamo avanti con le domande? Sì, guarda. Ok. Accettare se stessi nella propria integrità, lati bui compresi, vorrebbe dire accettare anche il sistema, quindi? Non ti ho ascoltato, dice, c'è un po' d'acqua, per favore. Sì. Ali, acqua. Date da bere agli assetati. Per voi sarà posto nel regno dei cieli. Okay. Allora te la rifaccio la Sì, domanda. Ok, grazie. Erika. Domanda: accettare se stessi nella propria integrità, lati bui compresi, vorrebbe dire accettare anche il sistema, quindi? Questa è una domanda molto interessante. Quanto tempo abbiamo? È passata 6-7 un'ora e ore? 8. È già passato 1 ora e 8 minuti. Puoi andare avanti un'altra mezz'oretta, se vuoi. Il sistema lavora per noi. È il nemico che fa il doppio gioco. Detto ciò, osservati, non ci conosciamo, quindi non posso dire nulla. Osservati se questa cosa è un raccontarsela o è vivere i propri punti bui, i propri buchi neri consapevolmente. Osservati, ascolta. Dentro i buchi neri bisogna entrarci per poi essere sparati dai buchi bianchi e
in una nuova dimensione, in un nuovo io, in un nuovo me stesso. Non si butta via niente qua. Però per riuscire a far questo bisogna avere un livello di coscienza alto. Osservati, perché le vie del Signore sono infinite, ma anche le trappole. Occorre fare un lavoro. Ed entrare in tutti i nostri buchi neri. E vederle come possibilità. Ma nel momento che le vediamo e abbiamo questo senso di avventura, i buchi neri si sciolgono. Come San Francesco, se io abbraccio i lebbrosi, probabilmente mi infetto. San Francesco, abbracciando i lebbrosi, si è illuminato. Mi auguro di averti dato una risposta. Ottavio, come capire se quella vocina è un intuito del cuore o del pensiero mentale? Bellissima domanda, grazie Ottavio. Col discernimento. Col discernimento. Se parteciperai al webinar lo vedrai. Vedrai tutto il lavoro che c'è da fare per riuscire a edificare un reale discernimento. Diciamo che in un livello di coscienza medio che inizia a fare un lavoro di un certo tipo, all'inizio la stragrande maggioranza dei nostri pensieri non sono nostri, sono orizzontali, non sono verticali. Ne ho parlato, ho fatto un video, Le tre tentazioni si chiama, sulla comunicazione verticale e la comunicazione orizzontale. La comunicazione verticale sono le intuizioni, quando ci si fa canale, discernimento. Viene raccontata meravigliosamente nella parabola della zizzania. Che Allora, Samurai, novizio. Salve, grazie per il tuo lavoro. Cosa ne pensi del fatto che in Italia, più che in altri paesi, ci sia un attacco particolarmente intenso ai Gollum in noi? bella domanda. Ma che belle domande, ma sembrano veramente scritte da un unico regista. Ma vedete? Ma sono scritte da un unico regista! Bellissima domanda, grazie. Samurai novizio. Samurai, grazie. Anche io ho questa percezione. E sai come me la sono a gioco? Sicuramente qui noi siamo sotto testa, il popolo italiano, l'Italia è sotto testa. Perché ritengo che i test che stanno facendo su di noi lo fanno perché il potenziale che scorre nel nostro sangue come italiani sia più creativo, sia più geniale, sia più magico. Non devo parlarti di più di quello, Leonardo, Michelangelo, Botticelli, la stragrande maggioranza dei musei più importanti al mondo, se non avessero le opere di grandi artisti italiani, sarebbero il giusto. Modigliani. San Francesco. Io credo che sia anche per questo. Nelle vene dei corpi italiani, che poi non è un caso, ovviamente è l'anima che edifica il proprio corpo. Ognuno ha il corpo in base al proprio livello di coscienza, in base alle esperienze che deve fare. E si sceglie il luogo per fare quell'esperienza. È sempre l'anima che coordina il tutto. Lo vedremo nel webinar. L'anima è posizionata in due punti, è ancorata in due punti precisi del nostro corpo. In due punti precisi è ancorata l'anima. Lo vedremo nel webinar. I test, secondo me, vengono fatti sull'Italia perché c'è questo motivo. Perché siamo dei folli. Però è una cosa detta così. Nessuno. Quanto è importante la fede religiosa per sentire il richiamo al risveglio spirituale?
fede religiosa può aiutare, però anche qui non ci conosciamo, quindi non so cosa intendi. Diciamo che la religione è una creazione fatta da uomini. È un circoscrivere un pensiero di un maestro, e i maestri parlavano lo stesso linguaggio, parlavano della stessa cosa. Gli uomini a seguire hanno circuito una religione perché gli stati di coscienza di quel periodo necessitavano di regole, necessitavano di recinti. Però è importantissima, in base allo stato di coscienza, come sempre. La religione può essere utile a un livello e la spiritualità subentra a un livello successivo. Però sono termini, non vorrei darti un'idea sbagliata. Però questa è una risposta. Diciamo che nel futuro ci sarà una grande religione. Che sia il Buddha, che il Gesù hanno detto. Amore. Ma tutte queste cose si stanno cominciando a svelare, perché ora ormai è consuetudine, tipo io adesso, un pirla come me, che fa un webinar, Vangelo e magia bianca, metterli insieme, fino a qualche tempo fa, oddio, stai facendo, si poteva fare certe cose, no? Invece adesso è tutto molto più flessibile, è meraviglioso. Laura, ce l'abbiamo tutti l'anima? Certamente. C'è l'ultima domanda, direi. Sì, io più che altro direi. No, perché solo dopo, una volta che carichi il video e vedono il minutaggio troppo alto, certo. Dopo per sfinimento allora mollano, invece vorrei che lo guardassero. Ti direi, infatti possibili. Siamo già arrivati un'ora e 16, perché siccome l'hanno chiesto in tanti, sì. Ancora, se molte persone sono arrivate in mezzo alla fine. Comunque, se non è possibile partecipare al prossimo webinar, come posso fare per partecipare? Ne farai un altro? Forse non sanno che c'è quello del 24, anzi, quindi sì, dillo. Ho detto all'inizio. C'è il link, di già. Visto le richieste, il webinar Vangelo e Magia Bianca lo replicherò anche la domenica successiva, quindi 24 gennaio. Non sono rimasti molti posti neanche in quello. Trovate il link sotto il video, quindi avete questa possibilità. Io vorrei intrattenermi ancora, stare qui veramente le ore, solo che conosco determinate cose e quindi se il minutaggio è oltre il consentito a livello mentale, dice no, mi vado a vedere un altro video. Invece questo video, visto tutto quello che è venuto fuori, grazie a voi, grazie Elisa, grazie a tutto ciò che ci spinge, vorrei che lo guardassero il maggior numero di persone possibile. Quindi vi invito anche voi di condividerlo in tutte le pagine, tutti i social, dove volete, se vi è piaciuto, perché abbiamo fatto un lavoro enorme. All'inizio avete visto che difficoltà che ci sono state? Che belle quelle difficoltà, hai visto? Perché probabilmente c'era nell'aria qualcosa di grosso, e abbiamo fatto qualcosa di grosso nel nostro piccolo. E poi comunque noi ci vedremo nei video e nei video che pubblicherò continuamente e nei webinar se parteciperete, dove faremo un lavoro di ore e ore insieme. È stato veramente meraviglioso, io vi ringrazio, per me è veramente sempre una grande gioia. Ecco, ti salutano le menti. Ciao a tutti, grazie a voi, grazie. Che bello, grazie a tutti. Okay. Grazie, ciao. Vabbè.